Gali featuring Salmo. In questo pomeriggio abbiamo un altro ospite incredibile con noi, che meraviglia, Zucchero. Ciao, come stai? Sei simpatico. Bene, grazie. Grazie, ti ringrazio simpatico. Anche tu, molto simpatico e molto molto lei, grande e bravo. Guarda. Bentornato. La primavera di Botticelli. Sì, uguale, una preraffaellita. Bentornato a Sanremo. Grazie. Io, 2 anni fa eri stato sì, qui come sue. C'è come stato un tempo abbastanza lungo dove insomma c'ero rimasto male all'inizio, perché avevo fatto 3 Sanremi e non era successo niente. E soprattutto l'ultimo era che doveva essere, diciamo, la mia chance, o sì o no. Arrivai penultimo, quindi avevo un po' di, come dire, orticaria verso Sanremo. Ma ultimamente, invecchiando, c'è un inizio di redenzione. Insomma, anche perché ricordiamo, insomma, verso il santo. Poi hai avuto un successo di pubblico strepitoso, al di là di quello che è stata poi la performance lì e il risultato in quel momento, in quell'edizione di Sanremo. Però poi il pubblico ti ha premiato alla grandissima. Sì, le radio hanno cominciato a suonare Donne. Mi hanno, devo dire, in qualche modo, e il pubblico mi hanno salvato, sennò può essere che ero storia. Ma noi diciamo sempre che questa cosa qua avviene spesso, ovvero che non viene premiato magari sul palco dell'Ariston l'artista, ma viene premiato dopo dal pubblico, perché alla fine quando uno lascia il segno a prescindere dal risultato poi effettivo del festival, che ha tantissime componenti, no? Grazie a Dio che c'è questa possibilità, cioè il pubblico, al di là del risultato del festival, poi decide diciamo il finale. C'è un po' di, a volte c'è anche il pubblico mette a posto le cose. E quindi stasera si accenderà il buio? Spero, l'idea è quella di divertirmi con la mia band, di far ballare, di far saltare il pubblico, di emozionarlo con lo spirito nel buio. Poi ho scelto una canzone che mi sembra adatta per il Festival della Canzone Italiana, che si chiama La Canzone Che Se Ne Va, sempre da Doc, perché la canzone, come sai, uno la scrive, poi dopo non è più sua, se ne va da sola, non ha padroni, non ha catene, ognuno ne fa quello che vuole, nel bene o nel male, c'è anche chi la brucia, ma insomma si spera di no. E poi mi hanno chiesto un sempreverde, un evergreen, yes. E quindi ho deciso di fare solo una sana e consapevole libidina. Mamma mia, che grande festa questa sera sul palco dell'Ariston, benissimo, grazie. Questa Prego. È Spirito nel Buio, Zucchero. Oltre il Giordano mi vedrai.